E nell'ultima gara del girone di andata, conti fatti, per quanto riguarda l'Under 21 di Mister Nunziata, un ottimo pareggio in terra irlandese, una partita complicatissima che l'Italia riprende solo nel finale grazie a Gnonto ed è quasi come se fosse una vittoria perché oggi perdere, non dico avrebbe compromesso il cammino, però ci avrebbe allontanati dalla possibilità di arrivare primi, che comunque non è l'unica strada per arrivare agli europei, perché anche le seconde in classifica, se riescono a fare tanti punti, hanno grandi chance di passare il turno. Però, ecco, arrivare primi è fondamentale per evitare, diciamo, di dover guardare alla classifica anche, degli altri gironi per capire se rientri comunque tra le partecipanti al prossimo europeo. Un'Italia che con questo pareggio resta quindi prima in classifica, 11 punti, segue l'Irlanda a quota 10, la Norvegia a 9 e un girone d'andata che si chiude in maniera tutto sommato positiva. Italia che ha dimostrato di giocarsela con tutta, ha pareggiato su un campo difficile in Irlanda, dove sarà sicuramente per tutti, credo, difficile vincere anche in futuro, diciamo così, e dall'altro prossimi impegni che saranno a marzo, perché si torna a marzo, con Italia-Lettonia e Italia-Turchia, quindi due partite interne fondamentali per passare il turno. Lì ovviamente bisognerà trarre il massimo. Un'Italia che oggi ha schierato questo 4-3-1-2, il consueto modulo di Mister Nunziata con Desplanche in porta, Calafiori, Pirola, Coppola e Zanotti in difesa, centrocampo Ndur, Prati e Bove, con Fabiana a supporto di Esposito e Gnonto. Quindi una prima punta un po' più fisica e una seconda punta. E una partita che subito, diciamo, si mette in salita per la nostra nazionale, visto che passa in vantaggio l'Irlanda al 31esimo con il gol di Phillips su assist di Armstrong. Buona la reazione con il gol di Gnonto su calcio di rigore che arriva proprio agli sgoccioli del primo tempo. Altro gol dell'Irlanda con Armstrong a segno al 48esimo 2-1 e poi ancora Gnonto protagonista. Gol del pareggio a tempo praticamente scaduto al 96esimo che, ripeto, ci garantisce un punto d'oro in ottica primato, questo poco ma sicuro. Statistiche, tiri 8 a 4, tiri in porta 3 a 3 e possesso palla 37 a 63. Bene così, e ora una bella pausa perché ci saranno diversi mesi prima delle prossime gare di marzo, che comunque saranno fondamentali per il prosieguo e la qualificazione al prossimo europeo. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.